28 agosto del 1869 accade un gesto significativo per la città della Spezia, cioè viene condotta per la prima volta l'acqua del mare nei neonati bacini dell'arsenale. Con questo gesto significativo si intende inaugurato il ciclopico, l'annoso cantiere dell'arsenale militare, che per circa un decennio aveva tenuto a sospese in qualche modo le sorti della città. La città con questo avvio cambia veramente volto, diventa in qualche modo adulta, perché da città placida, che ancora i dizionari della metà dell'Ottocento ricordavano come una delle tante località della Riviera, diventa in qualche modo la città che si connota come figlia, appunto, primogenita del Risorgimento. Perché l'arsenale? L'arsenale era in qualche modo dettato dalla forma geografica, dalla morfologia del Golfo della Spezia. Napoleone per primo aveva intuito, riprendendo in realtà quelli che erano stati i progetti della Repubblica di Genova, aveva intuito nella profondità del Golfo una forma assolutamente perfetta per poter assecondare quanto la natura aveva in qualche modo regalato alla geografia di questo luogo. Non vedeva l'aspetto estetico, no? Che quasi contemporaneamente invece colti viaggiatori andavano scoprendo sulle rive di questo golfo, ma ne vedeva puramente l'aspetto strategico e militare. E proprio in questa profondità, pensate che il Golfo della Spezia è il più profondo del Mediterraneo, in senso di lunghezza ovviamente, vedeva pertanto la possibilità di sfruttare a fini appunto militari questa perfezione. In realtà con i grandi progetti che fece fare dalla brigata topografica capitanata da Pierre-Antoine Clerc, che fu mandata qui all'inizio dell'Ottocento, nel 1804, poi 1807 fu ripreso appunto il progetto, andava prevedendo la formazione di un grande arsenale. Il progetto era ciclopico, anche quello cambiò varie volte, addirittura a un certo punto Napoleone vagheggiò una fortezza galleggiante che stesse al centro del golfo dove noi oggi abbiamo la diga, quindi con un aspetto assolutamente scenografico immaginava anche una città che si dotasse di un apparato fortificato e militare che però fosse nello stesso tempo di grande suggestione, un'isola di Armida che compare e scompare, no? Di ascendenza tardo rinascimentale, quasi ad emergere e far emergere l'intera forza appunto del golfo stesso. Il progetto napoleonico era stato di grande respiro, ma aveva avuto un difetto principale, quello di essere collocato nella parte estrema della sponda occidentale del golfo, quindi lontano dalla città. Lì Napoleone avrebbe voluto una città che, come ricordava mio padre, si sarebbe chiamata Napoleonia, con spirito assolutamente fondativo, no? Vedeva appunto che la vecchia Spezia fosse in qualche modo superabile da una nuova città che l'imperatore recasse direttamente il nome. Il progetto fu ripreso molti anni più tardi, ma in altro luogo. L'occasione fu quasi casuale. Nel 1853 la regina Maria Adelaide, spostata dai troppi parti, fu consigliata al medico di corte di arrivare alla Spezia per prendere i bagni di mare. Fu scelto come luogo di villeggiatura la nuova villa a mare del Marchese da Passano, l'attuale sede della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, che non era fino a quel momento albergo, era una casa privata. Fu immediatamente mutata in albergo per ospitare la corte, corte che si trovò a frequentare le placide rive del Golfo. In questo clima di tranquillità la parte maschile della corte trovava solamente nella bellezza senza pari di Virginia Olduini, che lì divenne contessa di Castiglione, proprio qui alla Spezia conobbe il conte di Castiglione al ballo che la regina fece al Croce di Marta, cioè l'albergo che era appunto che si sovrapponeva alla villa da Passano, e in quel momento proprio la città mutò storia. Chiodo stesso, riprendendo poi attraverso il cugino della contessa di Castiglione, Cavour era cugino appunto da Castiglione, cioè questo strano collegamento parentale che portò poi in qualche modo a interessarsi nuovamente del golfo. Dicevo, Chiodo, d'accordo come diceva il prefetto nel 1860 con Cavour, decretò l'avvio di questo grandissimo cantiere. Si scelse proprio
l'attacco della sponda occidentale, perché è maggiormente protetta, ma nello stesso tempo si decise giustamente di formare l'arsenale accanto alla città civile. La città militare e la città civile si andarono in qualche modo a coniugare, trovarono un punto di incontro, e proprio in questo luogo significativo, a cerniera fra quello che è l'impianto ciclopico dell'arsenale e la nuova città, viene a essere collocato successivamente il monumento a Kyoto. Dicevo, il 28 agosto viene inaugurato l'arsenale, lungi dall'essere terminato, in realtà è un gesto simbolico e certamente significativo. Il cantiere era ancora operoso, l'opificio era ancora lontano dall'essere concluso, come dicevo, però in qualche modo fu un gesto che sancì la conclusione di questo lungo e annoso processo. Il 29 agosto, il giorno dopo, in un'accorata quanto sensitiva lettera, la Fratellanza Artigiana della Spezia, fondata nel 1851, decide di farsi promotrice per l'erezione di un monumento al generale Kyoto. Gloria italiana, viene detto nel documento significativamente, proprio perché in quel momento, in quel gesto, nella formazione razionale, si riconosce appunto il primo gesto veramente italiano dell'Unità d'Italia. In questo momento, pertanto, il presidente del comitato, che era l'allora sindaco Giobatta De Nobili, si fa portatore del nuovo progetto per il monumento. Pensate che la Fratellanza Artigiana, che era chiaramente un ente assistenziale, corporativo assistenziale, coinvolge non solamente le forze locali, perché la Marina Militare e le autorità civili vengono chiaramente coinvolte in prima persona, ma l'intero regno viene coinvolto. Si fa una sottoscrizione che coinvolge tutta l'Italia. Ancora una volta la Spezia diventa il capofila di un'operazione che in qualche modo diventa e si connota proprio come un'operazione strettamente, pienamente italiana. Quindi gli operai, i dignitari del regno, la grande nobiltà del regno e così anche la stampa, per la prima volta, attraverso delle cedole che venivano a essere firmate, contribuiscono finanziariamente alla formazione proprio di questo monumento, il monumento che deve diventare il simbolo della neonata città. Il 19 marzo del 70, a pochi mesi dall'inaugurazione dell'arsenale, Kyoto, come si diceva, muore, e immediatamente il 1 aprile si dà avvio veramente al contratto di commissione a Santovarni. Chi era Santovarni, l'autore del monumento? Era sicuramente la voce più autorevole della scultura ligure di quel momento, ma certamente una figura a tutto tondo nota a livello nazionale. Era una figura composita, si era formata nell'Accademica Genova, ma aveva guardato attraverso anche lo studio presso Bartolini a Firenze a un nuovo modo di concepire la scultura, e sospeso fra classicismo accademico e un romanticismo, un naturalismo che aveva appunto appreso da Bartolini, dal 38 era diventato la voce indiscussa dell'Accademia Ligustica, cioè il professore appunto di scultura dell'Accademia Ligustica. Aveva preso parte all'impresa del monumento a Cristoforo Colombo in piazza Acquaverde di fronte a Principe, alla stazione di Principe a Genova, partecipando con una schiera di accoliti, di compagni di lavoro a questa grande impresa. E proprio il monumento celebrativo, il monumento appunto significativo, diventava in qualche modo il suo modo di rappresentarsi e di porsi nei confronti del pubblico. Staglieno a Genova, oltre una quarantina di opere che gli sono riconducibili, che sono perfettamente riconducibili, sono perfettamente riconducibili al suo catalogo, proprio in questa operazione pubblica del suo operato e della sua scultura.